Gilda Lombardo, Metalleghe Sanitars Montichiari, prima di tutto ben trovata a te, tanto piacere di rivederti in campo. Grazie, piacere mio di essere tornata in campo, non vedevo l'ora. Avete disputato una partita contro Piacenza che sicuramente vi aspettavate difficile, forse un po' di rimpianto per un primo set non cominciato nel migliore dei modi, soprattutto visto poi come sono stati gli altri parziali combattuti. Sapevamo sicuramente che non sarebbe stata una partita semplice e effettivamente siamo partiti, secondo me c'è anche un po', sai, l'inizio del campionato, un po' di tensione pre-partita. Anche loro secondo me non hanno espresso un gioco bellissimo oggi, diciamo che è stata una partita un po' altalenante da tutti e due i campi. E si poteva fare sicuramente meglio, noi stiamo lavorando tantissimo e adesso pian piano secondo me si comincia a rientrare in ottica campionato, si prende il ritmo e secondo me adesso verrà tutto un po' più facile. Dopo la stagione dell'anno scorso a Montichiari, che si è conclusa brillantemente con i playoff conquistati, sicuramente qualche pressione in più c'è. Per te che sei arrivata quest'anno, come vivi questo ambiente? Sicuramente entusiasmo, ma anche qualche obiettivo si alza l'asticella, insomma. Guarda, io sono arrivata, ho trovato un ambiente carico di entusiasmo e di serenità comunque. È vero che si è parlato tanto dell'anno scorso perché loro sono molto giustamente felici del risultato che hanno ottenuto l'anno scorso da neopromossa. È normale, come in tutte le società, nelle annate dove si fa bene, che l'anno dopo si voglia sempre di più. Però è tutto abbastanza tranquillo, hanno fiducia in noi, ci sostengono tutti, dallo staff alla società ai tifosi. Per adesso solo tanto entusiasmo. La pressione è ovvio che ce la creiamo anche noi da sole, perché è così, siamo giocatrici, è normale che si crei la tensione. Sei entrata nel club delle mamme, quando hai pensato di rientrare in campo ti sei confrontata con qualcuno o è stato, come dire, un istinto tuo insieme a quello materno, anche quello di atleta? Ma guarda, per tutta la gravidanza, se devo essere sincera, non avevo deciso niente, non sapevo se sarei rientrata, se avrei fatto la mamma a tempo pieno, mi sono data tutto il tempo di capire cosa volevo. Mi mancava, perché il campo mi mancava andare in palestra tutti i giorni, però poi dopo il parto devo dire che mi è venuto abbastanza facile decidere di tornare. È la mia vita da sempre, è normale che adesso ho qualcosa di più importante perché ho un figlio che per me è la cosa più importante del mondo, ma questa rimane la mia vita da sempre. Allora un bacino a Nicolò e in bocca al lupo a te. Crepi, grazie mille, ciao!